Pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo e ben ritrovati a bomba sul mio canale su questo nuovo videozzo della vita reale da calciatore con Ronaldo. Io direi sia da calciatore che da bambino, dato che questi episodi, ragazzi, c'entrano tutti e due, perché come avete anche letto dal titolo è ufficiale, Ronaldo e Ronaldo Junior sono ufficialmente nei guai. Che significa che sono ufficialmente nei guai? Significa che adesso ci saranno veramente dei problemi pesanti, forse a livello, vediamola così, giudiziario. Per cui io vi invito a non perdere il video fino alla fine per capire che cosa succederà ai nostri due protagonisti, i nostri due eroi, che ormai sono degli eroi. Soprattutto dopo che Ronaldo ha fatto il suo primo colpo rubando la Lamborghini Urus, ragazzi, io vi invito seriamente a non perdere i prossimi episodi, perché Ronaldo adesso uscirà il vero lato, quello cazzuto. Infatti vi ricordo che a fine video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, quindi saluto gli ultimi 5 di voi, quindi basta che venite a seguire, cercate chiocciola Real Anthony, mi potete seguire e vi posso salutare a fine video, quindi ricordate di passarci. Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio, in questa nuova giornata con il nostro Cristiano e Ronaldo Junior. Ronaldo Junior, mi vedrai a vedere quando giocheremo col Portogallo? Perché ragazzi, Ronaldo Junior è voluto andare a vedere Messi, quindi ha voluto vedere l'Argentina. Tanto che sappiamo tutti Messi, le ultime cagate che ha fatto, con tutto il rispetto che sia un campione, però ragazzi, Cristiano sta dimostrando molto di più in questo mondiale. Quindi Ronaldo Junior, se mi viene a vedere, mi fa arrabbiare. Vabbè, io gliel'ho detto, quindi speriamo che più o meno abbia capito l'antifona. Ok, ci sono, tranquilli, non sto morendo. Ragazzi, la cosa più bella è che Ronaldo Junior mi ha detto che sono riusciti a riprendere la Lamborghini Urus. Infatti sono andato a vederlo giù nel garage, e se vi ricordate nell'episodio precedente io non potevo muovermi di casa perché ero, diciamo, agli arresti domiciliari e posso muovermi soltanto per fare le partite. Ronaldo Junior, ragazzi, proprio pazzo, mi ha raccontato, cioè addirittura, infatti mo penso che Ronaldo dovresti ringraziare Ronaldo Junior. Mentre Ronaldo ringrazia Ronaldo Junior, sapete che nell'episodio precedente Ronaldo Junior, io, oh cazzo, McGregor e che altro c'era, non mi ricordo, e Sfera e Basta, sono riusciti a riprendersi la Lamborghini, non so in che modo, e a riportare anche l'altra macchina, quella che sta lì. Quindi ragazzi, nell'episodio precedente Ronaldo Junior ha fatto veramente un ottimo lavoro, e Ronaldo, ragazzi, penso che adesso sia felice. Infatti siamo felici che abbiamo la Lamborghini Urus, però ovviamente non la mettiamo qui perché l'ultima volta, ragazzi, è sparita. Per cui, siccome questo è l'ultimo giorno libero, sì, libero, è libero, non ci sono più le guardie, infatti l'avrete notato, solitamente ci sono due guardie sempre qui, ma questa volta, ragazzi, non ci sono. Infatti anche dentro casa, come vedete, c'è solo il badante, ci sta, vabbè, Samantha non c'è, che sta a lavorare, ci sta il pilota, insomma le solite persone, ma guardie non ce ne sono. Quindi stavo pensando, Ronaldo Junior, figliolo, dove sei? Junior, che c'è? Che è successo? Oh merda. Ma che cazzo? No! Perché c'è la polizia in casa mia? Ronaldo Junior, ma l'hai chiamati tu? Aspetta, Ronaldo Junior, vieni, dobbiamo vedere che cosa vogliono. Allora, ragazzi, attenzione, perché qui le cose si complicano. C'è Ronaldo che sta andando verso i poliziotti. Ma che sta succedendo? Ronaldo Junior, ma sei stato tu? Aspetta, raga, non sto capendo niente. Salve, agenti. Io vorrei sapere quale asterisco. Dopo un po' di asterisco vi imputtanate, quindi basta. Qual è il problema? Che cosa, in cosa vi posso essere utile? Perché ragazzi, vedo un po' cazzuti. Solitamente quando fanno così devono arrestare qualcuno. Ragazzi, siamo un po' impotenti di fronte a quello che stiamo sentendo. La polizia e il poliziotto ci stanno dicendo che, a fronte di tutte le denunce ricevute, cioè denunce due, per quella di Icardi che è praticamente andata a vuoto, e per quella fatta allo strip club, forse per quello, la vigilessa qui, la vigilessa che più che vigilessa è una poliziotta con le contropalle, sta dicendo che per tutto quello che è successo si vedono costretti ad arrestarci perché abbiamo esaurito la possibilità di cosa? Di pagare. Praticamente, a fronte di quello che sta succedendo, la poliziotta si vede costretta, cioè si vedono costretti ad arrestarci perché abbiamo esaurito praticamente la possibilità di pagare la cauzione. Perché ragazzi, in America sapete già che se vai in carcere, esiste anche qui in Italia, tu paghi la cauzione e loro ti fanno uscire. Ma cazzo ragazzi, noi abbiamo già pagato un botto di milioni per cose che sono già successe in passato.
Ma è la cosa peggiore, non potete farlo, non potete farlo. Stanno dicendo che sono costretti a trattenersi anche Ronaldo Junior, perché voi sapete già il fatto che abbiamo rubato la prima volta la Lamborghini Urus. E sembra proprio che i poliziotti il fatto del secondo furto della Lamborghini Urus non lo sappiano. Per cui, ragazzi, non so come si può vedere la situazione, perché è una situazione abbastanza complicata. E adesso si vede costretto anche il povero Ronaldo Junior, il piccolo Ronaldo Junior, ragazzi, che poverino, ha solo 13 anni, deve andare, non in carcere ovviamente, però dobbiamo essere trattenuti praticamente nella centrale, se volete chiamare centrale, chiamiamolo centrale. Ma non possiamo essere trattenuti, io c'ho già a giocare delle partite, devo fare il campionato del mondo, porca miseria. Il poliziotto qui sta dicendo che del calcio non gliene frega niente e che la giustizia viene prima di tutto. Senta, signor poliziotto, ringrazia che... vabbè, forse non dovrei dirlo, se no mi arrestano all'istante. Sì, va bene, tu ringrazia solo che hai la pistola lì e che non ce l'ho stata. Gli avrei tipo tirato uno. Quindi la poliziotta ci sta chiedendo di non fare storie e seguirci senza problemi, che la nostra casa rimarrà comunque protetta dalla vigilanza. Che possibilità abbiamo adesso? Ronaldo Junior, mi sa proprio che faremo una bella chiacchierata, una bella dormita padre e figlio, che è da tanto. Non ho mai fatto campeggio con Ronaldo Junior. Forse dovrei farlo. È arrivato il momento. Forse, non so, è arrivato il momento che Ronaldo Junior, ragazzi, diventino dei criminali. No, il calcio non lo abbandoneremo mai, quello no. Ok, ragazzi, la situazione si sta complicando, perché mentre, diciamo, stiamo tornando, cioè stiamo andando scortati dagli agenti di polizia, diciamo, alla centrale, come te la chiamate, la situazione si sta complicando, perché io e Ronaldo Junior stiamo pensando seriamente a come poterne uscire da questa situazione. Perché non abbiamo né la possibilità di poter pagare, né la possibilità di trovare un escamotage qualsiasi per poterla spuntare. Quindi giustamente, ragazzi, Ronaldo Junior, che sta lì avanti, poverino, ha un po' paura, perché non ha mai affrontato questo tipo di cose. E il poliziotto qui sembra proprio essere incazzato. Per cui, ragazzi, mi vedo costretto ovviamente a chiamare tutta la schiera di avvocati che abbiamo, perché finora ne abbiamo usati solamente uno. Ma questa volta sembra proprio che la situazione sia veramente grave. Quindi chiamarne 10 penso sia praticamente doveroso in questo caso. Cioè, vi rendete conto? 10 avvocati per Cristiano Ronaldo uguale, non so, devasto. Praticamente puoi anche mandare in carcere Donald Trump con 10 avvocati. Ragazzi, il poliziotto che ci ha lasciato qui ha detto di entrare subito nella stazione, perché comunque gli agenti sono stati informati sempre tramite la radio. E Ronaldo, che ha intenzione di fare, ragazzi? In questo momento Ronaldo Junior potremmo scappare, potremmo darci la pazza gioia, ma lì ci sono, penso, 3 agenti in borghese che comunque stanno lì, ci stanno guardando e penso che abbiano capito il tutto. Quindi, ragazzi, non ci resta altro che entrare. Io spero soltanto che non succeda il bordello, perché, ragazzi, io devo giocare delle partite al mondiale. Mi scusi, dov'è che dovrei, dove dovremmo andare? Giù, dove ci sono le celle. Niente, ragazzi, dobbiamo andare nelle celle. Sono anche deidratato, quindi se mi date da bere, per favore. La gente ha detto che ci stava aspettando. Ha detto che la nostra cella è questa qui, che purtroppo hanno esaurito per via di crimini che stanno succedendo. Quindi siamo costretti a stare, dice che spero non sia un problema, con quel barbone là dietro che ha fatto un furto in un negozio e che puzza come la merda e che vomita come la merda. E la gente dice che se ci lamentiamo ci darà ancora di peggio. Ragazzi, non ci credo, dobbiamo stare in cella con un barbone che puzza. Oh mio Dio, che schifo! Non mi guardare nemmeno. Ok, ragazzi, per fortuna mi hanno dato qualcosa da bere, almeno a questo. Ronaldo Junior si sta sentendo male, sta vicino al cesso praticamente, perché non sa, cioè si sta sentendo male. Forse ovviamente per la puzza del barbone, non lo so, per la situazione, ma si sente che gli viene da vomitare, penso si è messo vicino al bagno, non lo so. Io, ragazzi, spero che la situazione si risolva. Allora chiamerò Samantha e i miei avvocati e vediamo un po' di fare la situazione. Questo barbone sta per sboccare l'anima, mio Dio. Ok, ragazzi, la situazione è la seguente. Il barbone continua a sprusciare inevitabilmente. Cristiano Ronaldo inizia a fare su e giù per la cella perché non riesce a trovare una soluzione. Ronaldo Junior sta male, ed è la cosa che mi fa stare più male, perché sapete che per Ronaldo, Ronaldo Junior è il tutto. Il tutto ancora di più. Oddio, è caduto. Ma che diavolo? Sono le 23:28. Ragazzi, sono le 11:30 quasi, e qui sta succedendo veramente il casino, perché si sono accaniti 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 agenti di polizia che stanno discutendo con i miei avvocati. C'è Samantha e c'è Jasmine. Non so se la riuscite a vedere. Jasmine è lì alla punta, ragazzi, che stanno discutendo per cercare di trovare una soluzione. A quanto pare i miei avvocati sono 5, perché gli altri 5 forse non potevano. Meglio di niente, sicuramente è. Ehi, Google, in questo caso che cazzo facciamo? Mi spiace averti fatto arrabbiare. Per segnalare un problema puoi inviare un feedback. Ecco, dobbiamo avere un feedback e chiedere come possiamo fare per far uscire Cristiano Ronaldo dalla prigione. Ragazzi, Cristiano Ronaldo sta guardando suo figlio che, cioè Ronaldo Gino sta applaudendo, no? Per i nostri avvocati sperando che facciano il tifo per noi e ci facciano uscire. Mi raccomando, commentate, ragazzi, almeno se ci tenete a questa serie ancora, almeno ditemi come vorreste che andasse a finire, no? Se vi piace, soprattutto se il video vi è piaciuto, un commentone come vorreste che andasse a finire. Condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al canalozzo di Omegozzo, soprattutto per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate giù e attivate anche la campanella delle notifiche immediatamente. Io. Come promesso, ragazzi, voglio salutare le ultime 5 notifiche di Instagram. Per cui saluto GX Nice, Francesco Biondo 984, Giuseppe Affaticato 3, Riccardo Murgo e Elvis Millacu 1. Questi, ragazzi, sono i 5 fortunati di oggi. Se anche voi potete essere salutati in tutti i prossimi video, ovviamente vi invito a seguirmi su Instagram, che trovate qui in descrizione. Basta cercare chiocciola RealAnthony. Venite a seguirmi, così avrete la possibilità di essere salutati come loro in questo video. Per cui ci conto, fatto. Ronaldo, Ronaldo Junior, 7 poliziotti, 5 avvocati, Samantha e Jasmine. Che Jasmine, spero a sto punto veramente ama Ronaldo Junior, ragazzi. Per questo video è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video. Qua è Megozzo, ragazzi, e tanti saluti a tutti. Ciao!